15.000 like, Smark svelerà la sua sensibilità sia da Pad che da MK. E lo avete richiesto in tantissimi, quindi mi raccomando, spolliciate. Ora ragazzi, l'edit della muraglia, guardate, sta mettendo la muraglia. L'ha anche editato. OP, OP. Infinito così. Ma fermati che mi gira la testa, che faccio troppo caldo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video epocale. Come avrete letto dal titolo, sono qui con Smark perché svelerà i suoi segreti migliori per diventare un pro come lui. Smark, che è il Faze Mongrel italiano, il Faze Mongrel Junior, chiamatelo come vi pare. Però Faze Mongrel ci deve essere nel suo nome, perché almeno per un secondo, quando faceva le sue veci nei suoi video con l'account fake, tutti ci abbiamo creduto. Per un attimo, tutti ci abbiamo creduto. Ho almeno il dubbio in testa. Quindi ragazzi, Faze Mongrel. Poi mi sto rendendo conto che noi degli X siamo veramente uno dei team più forti in Italia in creative. Allora, Jaren ha battuto Gene, Zarak ha battuto Falcon e Ante, Ascuma ha battuto Ditko e Manux. Raga, veramente siamo molto forti. E se volete entrare anche voi, mi raccomando, codice creatore, Diego trattino abusivo, taggatemi su Instagram, il link è in descrizione. Ogni giorno prenderò due casualmente e li farò il provino. Stiamo provinando gente fortissima, perché ci sarà una rivoluzione dentro al team quest'estate. Quindi raga, mi raccomando, rimanete sintonizzati. E adesso andiamo da Smark e Jaren, che ci aspettano. C'è pure Jaren, sempre in mezzo. Ok ragazzi, ci siamo, siamo in creative. Non vedo l'ora che sveli i suoi segreti. Allora Smark, decidi te, box o build? Box o build? Iniziamo con build, con box. Iniziamo con box? Ok, iniziamo con box e fatemi sapere nei commenti quanti ne conoscevate già. Allora Smark, facciamo così, inizio con un trucco abbastanza facile e Jaren farà da cavia, perché sappiamo, se comincia a giocare Jaren è imbattibile. Quindi sì, Jaren tu sfer, tu non ha senso. Però devi spiegare anche, quindi vai, vediamo come te la cavi da coach. Ok, va bene, dai. Ok, inizia a piacere. Con un semplice pick, ovvero, vabbè, quello base. Che tu appena prendi il muro puoi piccare così, ovvero fai questo edit qua a triangolo. Questo lo conoscevo, e... lo conoscevo. Esatto. E poi... da qua spari col pump. Ok, vai Jaren, fai la cavia, 40, ok, bell'hit, 40 in testa. Così ok, è più difficile che lui ti hitti. Ok, e prova a sparare Jaren nel frattempo. Volendo puoi anche aggiungere un cono, così poi quando salti è ancora più difficile essere hittati. Ok, perfetto, quindi con il cono è più difficile essere hittati. Qualcosa di un po' più complicato, già lo sapevo questo, me l'aveva insegnato Zara. Qualcosa di più figo, perché io ho visto che molto spesso allo start tu riesci a mettere tutti i muri sorpassando la barriera. Adesso ce la mostri, poi quando starterà il secondo game la metterai in atto, ok? Perché io la conosco già, cioè nel senso non conosco il trucco, però l'ho visto mille volte. E chi segue veramente il canale ha visto Smark anche quando faceva le veci di Mongrel fare questa cosa. Raga, non riesco a parlare perché fa troppo caldo, quindi fammi vedere come fai, fra. Perché è importante, è veramente una cosa molto figa secondo me. Ok, facciamo fino a questo qui la barriera, il muro e la barriera. Ok. In pratica bisogna guardare verso bassa sinistra del muro. Verso bassa sinistra, ok. Fino a quando non ti appare la build, no? Appena appare tu premi tasto sinistro come builder normalmente. E poi sempre guardando sempre nello stesso punto piazzi anche il muro. Cioè praticamente tu così sorpassi la barriera iniziale e hai già un muro davanti al nemico? Esatto. Porca miseria, porca miseria, raga, questa cosa OP. Dimmi. La vuoi sapere come glielo ho insegnato? No, no, non c'ho. Vai, vai, vediamo, no, no. Dai, spara, no. Spara, vai. Abbiamo fatto un viaggio, in Cina, muraglia cinese, e gli ho fatto vedere bene come funziona. Quando viene qua Jaren e farà questa fila, lo prenderò così, tipo così. Così, questa sarà Jaren, questa tornerà così a casa. Vabbè, Jaren, vai, ok, ok. Questa cosa, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se già la conoscevate. Io l'ho già vista fare, naturalmente, da Smark, però non la conoscevo, non sapevo proprio il modo, non sapevo il metodo. Quindi ora lo so e lo sfrutterò. Anche se non gioco mai in box, gioco molto più spesso in build ultimamente. Un'altra cosa proprio che tu dici, cavolo, questa è figa, la conoscono in pochi. Vai. Ok, questo qui solo che la posso fare solo start round. È sempre una cosa della muraglia, dai. Cioè, in pratica che quando, ogni volta che piazzi il muro, tipo quando arrivi alla fine, che hai già piazzato tutti i muri. Ok. Io oltre i muri posso editare il muro prima della barriera. Così che quando la barriera si leva. Cioè tu puoi editare, non solo piazzare il muro, ma editare anche il muro. Ora ragazzi, l'edit della muraglia, guardate, sta mettendo la muraglia. L'ha anche editato. OP, OP. Allora, ora voglio qualcosa di semplice. Qualcosa di semplice che è conosciuto, però è molto importante, così spesso. Vai, vai, let's go. In pratica un trucco proprio semplice, che è semplice alla fine. Che tu da lontano, volendo, qua, da qua non puoi piare l'edit. Però da qua se tieni il foglio in mano, l'edit lo puoi prendere. E mentre il nemico prova a spaccare il muro, tu lo editi, lui non se l'aspetta. Ah, ma puoi editarlo anche da dietro. Cioè tu sì, prendi l'edit e tu foglio in mano.
Oh! Quindi la dite un po' più lontano. Questa non la conoscevo, ragazzi. A parte che io sono un abbo in box, non ci gioco mai. Quindi alcune cose magari per me sembrano chissà cosa, per voi sono cose semplici. Però buona a sapersi, buona a sapersi. Ci sta, ora direi di passare in build perché ha svelato il suo trucco della muraglia, ragazzi. Aspetta, ti voglio far vedere un trucco io. Aspetta, fermo. Vai, fammi vedere il trucco. Fermo. Allora, il trucco è avvicinarsi. Bam, 200, Diego, 200. Prima di passare in build però vi ricordo che ha svelato 4 trucchi, 2 facili, molto facili che probabilmente già conoscevate, e 2 molto complicati, ovvero quello di mettere la muraglia oltre la barriera, perché tutti ragazzi me l'avete chiesto sotto i video, i commenti nei video di Mongrel erano quasi tutti: ma come fa a metterlo? Ecco qua. Smark, ma dopo questa cosa che hai svelato ti senti un po' denudato? Delle tue abilità, perché diciamo potrebbero usartela contro, quindi vai, diciamo andiamo in build, andiamo in build. Magari la gente se lo aspetta, se adesso se l'aspetta, ragazzi, infatti questi video... Soprattutto perché ha pagato 500 euro, mi ha pagato per sapere. Sì, magari il contrario, Jaren. Guarda, ti faccio vedere un trucco bellissimo con il cecchino. No, cosa? Sono serio? Oh, vabbè, Smark, digli un po' di lancing anche a te. No, vieni qua, se tu prendi il cecchino, fermati, ti stai fermo e mira in testa, boom! Easy! Ragazzi, fatemi sapere se lo conoscevate già questo trucco. Ah, è il tuo? Ah, me l'ha venduto Smark a me. Smark, ma ricicli i trucchi. Ma che cosa sta facendo sto Smark? Scusa. No, ragazzi, non va bene. Rivendi i trucchi degli altri, non va bene. Ora, Smark, voglio che tu mi dica uno dei metodi migliori per salire e bloccare l'avversario subito. E prendere subito la ground. Ok? Ok, facciamo che dopo che si sta il round, okay, si fanno 2,90. Ok. Poi si piazzano 2 scale, una davanti e una a sinistra. Ok. E anche 2 coni. E 2 coni? L'avversario? Il nemico, l'avversario, dopo che fai 90, tende ad andare avanti e bloccarlo con le scale. Solo che non riesce perché ci sono i coni piazzati. Ah, ok, quindi lo blocchi, non blocchi lui, ma blocchi le sue build in questo modo. Esatto. E comunque poi quando sempre 90s riesce a salire più velocemente. Ok. Quindi questa è una cosa basilare, semplice. Cosa? Ma avrei una domanda. Ma i coni di qualsiasi gusto, cioè con il gelato di qualsiasi gusto, oppure nocciola? Ok, ragazzi, mi sono un attimo ripreso, ma aspettatevi Jaren pieno di lividi quando verrà qua. Ok, allora, ora fammi vedere una partenza veloce, bro. Proprio uno start che tu dici, cavolo, è veloce. Vai. Ok, va bene. Dopo che starti il fight, tu puoi iniziare così, mettendo un cone in un pavimento. Ok. Quindi non con i 90. E fai un salto così, metti un pavimento e una scala verso avanti. Ok. Poi gira visuale verso destra e metti un altro pavimento e scala. Fammelo vedere più veloce, fammelo vedere più veloce ora. Ok. Vai. Ok, quindi praticamente prendi quanti piani in questo modo? 2. Ne prendi 4. Ah, sì, 2. Sì, 4. Ma che ti ha allenato Jaren con la matematica? La matematica me l'ha insegnata Jaren. Ok, ora voglio vedere qualcosa di un po' più complicato. Fammi vedere un retake utilissimo, ok, che possono anche imparare, diciamo, facilmente i miei iscritti, ma ad effetto è figo. Ho detto complicato, ma ad effetto intendevo. Forza, bro. Perché tipo quelli che ti ho insegnato ieri, dai, Smart. Non è tanto semplice, però se ti ci metti un po', comunque si impara. Ok. Ovvero che tipo quando sei in low ground, ok, il tuo amico è high ground, tu cosa fai per coprirti e salire velocemente? Puoi fare così, no? Hai una scala dietro, le scale sopra. Arrivi a questo punto, metti una scala avanti rispetto a quelle sopra e metti un cone e un pavimento. Ok, ci sono, poi, ci sono. Ragazzi, se dico sempre ok perché sto un attimo concentrato anch'io per capire. Vai. Double edit. Double edit, così ovviamente. Quindi non così, ma così. Vabbè, double edit 2. Così, va bene, classico, diciamo. Poi si mette un muro, oppure si può anche non mettere, però così ti compro un po' di più per far vedere che è più figo. Ok. Metti un muro, lo editi. È un po' complicato. Un cono sopra, è abbastanza. È un cono avanti, i muri laterali, e arrivi così, no? Ok, fammelo vedere veloce adesso perché voglio vedere l'effetto. Porca miseria! Ci sta, questo qua me l'ha pagato 250. Sì, 250 poi... schiaffi, vai. Poi? Poi edita la piramide così. Ma non è finita ancora. Ah, ok, no. Edita la piramide così, metti un muro, una piramide sopra, una piramide qua, e da questo lato rifai la stessa cosa, solo che cambi lato. Ok, fai la stessa cosa cambiando lato e potrebbe essere quasi infinito. Cioè, una cosa del genere per salire. Esatto, infinito è così.
Ma fermati che mi gira la testa, che faccio troppo caldo. No, cioè, è assurdo, si vede proprio che vuole. Sì, si vede proprio, Charen, si vede. Ok, io direi questa volta di far vedere l'ultima cosa. Poi facciamo un po' di freestyle, poi una sfida contro Jaren. Spiega, bro, cioè spiega cosa vuoi fare, vuoi mostrarci. Io sto morendo di caldo, raga, che caldo fa, non riesco a parlare. Allora, spiegate, che non ho più fiato io. Siamo in questa situazione che il nemico sta salendo con le scale sopra. Va bene, ok. Tu che fai? Metti un cone, una piramide, o anche semplicemente pavimento. E blocchi il nemico facendo il cono e pavimento. Poi il nemico magari sarà tentato a fare un side jump. E tu metti un muro, fai la finestrella e giri la scala così. Ok, in modo che lui rimane bloccato esatto, sotto. Quando fa il side jump proprio di tagli. Fammelo vedere veloce, senza Jaren. Ok, ecco lui salta. Però se salta a destra, se salta a sinistra lo fai a sinistra naturalmente. Cioè nel e senso qua magari tu vuoi fare il side jump verso andare di là, per andare di là e rimani bloccato, mi piace esatto. Ora voglio un po' di freestyle. Ok, e poi sfida contro Jaren, dai. Ragazzi, è proprio lui. Raga, what? No, vabbè. Vabbè, raga, ogni volta mi meraviglio. Va bene, basta. Già mi gira la testa, ma troppo caldo. Ma basta, ok, sì. Lo sappiamo. Basta, bro, basta. Frati, prego, ragazzi. Ok, ora distruggi Jaren. Vai. Raga, 30.000 like e sfiderò io Smark 1 vs 1 build con una challenge, ovvero se dovessi perdere la sfida, cosa molto probabile, mi laserò a zero. Quindi, raga, non li mettete. 3, 2, 1, let's go. Tanto non li mettono. Bravi, grazie, vi voglio bene. Tanto non li mettono, raga, tanto non li mettete, vero? Nessuno ha coraggio di mettere like, no? È troppo facile, no? Un muratore, mette più cose lui che quando costruisce un palazzo. Che ha detto? Oh, bella hit, prefai. Sembra un muratore, ti ha preso anche l'high ground, murato. Ti ha bloccato, però ormai conosci tutti i trucchi, Jaren. Ricordiamo che Jaren è l'allenatore, no? Jaren? Non parla, si sta all'asciugamanino, non parla come nelle live. Vai Smark, Smark si diverte mentre Jaren è all'asciugamanino. Fai troppi edit, cioè Smark ti sta prendendo in giro, fa edit a caso No Diego, mi dovevo grattare, sono caduto, dovevo grattare. Che significa? Sei caduto perché sei... No, sei caduto perché caduto, sei una pippa. Vai, let's go. Vai Smark, prendi la ground. Ah, fai questa cosa. Ha voluto cambiare, ha voluto mostrarci quello che ha fatto vedere in video. E infatti ha preso la ground a Jaren. Oh, Jaren. Rip. Oh, oddio. Oh, ha rischiato. Però, frate, ha distrutto Jaren. Sì, vabbè. Ha fatto vincere apposta. Sì, va bene, ok. Ragazzi, il video può finire qua. Fatemi sapere quanti ne conoscevate. E mi raccomando, 15.000 like per le sensibilità. E non 30, facciamo 50.000 like. E non li raggiungeremo mai per Diego Pelato contro Smark. Quindi, dai.